Ringraziamo da parte di tutto il teatro voi e ringraziamo Daniela Morozzi per essere qua con noi. Grazie. Parlerà di un argomento stasera abbastanza importante anche per noi, insomma, sapete, insomma, la nostra storia dell'orchestra multietnica e tutto quello che, tutti i viaggi che stiamo portando in giro con i nostri spettacoli, con le nostre missioni lavorative di vita. Quindi ringrazio anche per aver scelto questo modo di fare teatro, che comunque la contraddistingue da sempre, da quando ha fatto anche qua, le badanti itineranti nel paese, insomma, ha fatto varie cose molto belle qua. Quindi ringrazio Daniela per portare sempre questa parola significativa per cui è molto importante anche in questo periodo. Andrea ci aiuterà a capire meglio il tutto, forse può distrarci ancora di più. Quindi grazie. Grazie a te, Luca. Grazie, allora ringraziamo Luca, Ufficio della Cultura, ma anche il comune di Monte San Savino, per ospitare nuovamente Daniela Morozzi, molto noto televisivamente, da un po' però sei un po' fuori dalla televisione, forse riparte, chissà. Però poi avremo modo anche di farci raccontare a tempo la tua. Dei momenti un po' più divertenti della tua carriera, però mi riallaccio a quello che ha detto Luca per parlare, per presentare agli amici che sono qui lo spettacolo di stasera, o perlomeno farci capire cosa indicativamente ci aspetterà. Uno spettacolo, una storia che ormai ha più di 100 anni, se non sbaglio, ha più di 100 anni, che però potrebbe essere stata scritta quasi ieri. E, intanto, perché Conrad? Perché tu? Perché poi ho visto che sei stata proprio tu che hai rimaneggiato il testo. Cos'è che ha... Valerio Nardone. Sì, certo, però cos'è che ti ha colpito di questa storia, di questa Amy e questa storia di naufragio? Ma in realtà ci sono delle volte che siamo noi che si cerca le storie, no? E poi ci sono delle volte che le storie arrivano da sole, non è che te le cerchi tanto. E io sto facendo uno spettacolo brillantissimo, proprio di Satone Serali. E una mia amica che ha tradotto questo breve racconto di Conrad, sapendo che io vado pazza per Conrad, ho letto praticamente tutto di lui, è un autore meraviglioso, un autore polacco che scriveva in inglese, è un naufrago anche lui, come si definiva ogni tanto, è veramente una lingua che non era la sua, eppure lui forse anche per questo riusciva sempre a affascinarmi, perché ha questa semplicità di scrittura, nonostante sia molto complessa. E poi raccontava proprio dell'umano, sempre di questi uomini del mare e anche di queste linee d'ombra, come dice lui, no? E questa ragazza, una sera io ero al Puccini, facevo lo spettacolo, mi portò il testo e mi disse devi leggerlo perché è bellissimo, l'aveva tradotto solo un racconto, Amy Foster, questo per la Passilli Editori, che in realtà è una casa editrice e pubblica molta poesia. In particolare il suo compagno è un poeta, mi dà questo libro ed erano i giorni, io vado a casa, era finito lo spettacolo e vedo e lo leggo velocissimo, sono 30 pagine, è un racconto breve, e lo leggo in una notte. Per l'appunto in quei giorni era accaduto, se vi ricordate, che c'era stato uno dei tanti naufragi di questi boat people africani che e avevano ritrovato sulla spiaggia un bambino, si chiamava Ilan, ed era un piccolo bambino che aveva una tutina rossa. E a volte adesso fu una cosa abbastanza potente all'epoca. Ilan, sì, io non lo so, Ilan o Ilan, non lo so, lo sarebbe chiamato Ilan, però magari sì. Ilan, chi lo sa, presto, in formula. E comunque, e io avevo, siccome il manifesto aveva fatto un numero monografico e se n'era occupato un giornalista che conoscerai bene, Gabriele Rizza, e quindi avevo questo manifesto, sai quando sul letto leggi un po' di acqua di là così, e nel testo di Conrad parla di questo naufragio di un migrante che viene dalla Germania, è un contadino dei Carpazi, quindi della zona del ragazzo che è venuto a prendermi oggi, madre, sì. Insomma, diciamo sì. Zona est Europa, e che è molto toccante, una storia d'amore complessa, lui arriva praticamente,
prende questa nave. All'epoca, agli inizi degli anni del Novecento, si andava a cercare fortuna in America, a raccogliere l'oro, a raccattare l'oro, come dice lui, per terra, con le patate, e doveva fare questo. E sulle coste della Manica c'è un naufragio enorme, c'è una tempesta incredibile, e in questa tempesta loro vengono speronati da un'altra nave e questa nave affonda. E poi però questa nave ha il grave delitto di andarsene via senza prestare soccorso, per cui annegano tutti. E in questo breve testo c'era un piccolo pezzetto, ma sono tre righe, e in cui racconta di un bambino. La prima cosa che fu vista sulla spiaggia era un bambino, una bambina in questo caso, una bambina con le freccine bionde e una tutina rossa. E io avevo questo testo di Conrad in una mano, e poi avevo questo numero monografico dei Lan, in cui tutti questi giorni si parlava di questa cosa, e mi salì le lacrime, sai quando dici, Madonna, quest'uomo l'ha scritto nel 1901, sembrava in alcuni momenti un testo, un articolo di quotidiano che poteva uscire tutti i giorni. E pensai, forse è il caso, cioè, non lo so, mi piacerebbe metterlo in scena, sarebbe bello. Ed è stato complesso, perché è stato un lavorio. Infatti lo vedrete, il testo è abbastanza complesso, cioè è complesso nella struttura, no? Perché praticamente Conrad lavora sempre, scrive sempre dei testi con un narratore, c'è cioè quasi sempre il narratore. Nel testo di Amy Foster il narratore è un medico condotto, questo dottor Kennedy. E io non potevo fare il dottor Kennedy, però non potevo fare nemmeno Amy, perché Amy è un personaggio piccolissimo nel testo, dà il titolo, ma non è la protagonista, il protagonista è lui. È una figura femminile particolarissima, è una donna bruttina, stolida, non per quello lo potevo anche fare, però è matta, è abbastanza matta, è un po' la stupida del paese. In realtà secondo me anche perché era un po' diversa, l'hanno resa anche un po' stupida, questa è la mia interpretazione, non Conrad non dà mai interpretazioni, se c'è una cosa che non fa è che lui descrive i fatti ma l'interpretazione non le dà. E quindi c'è un piccolo fatto nel testo, che questo straniero, che non viene accettato ovviamente da questo paese, nessuno lo vuole, nessuno lo capisce, all'inizio non capiscono neanche, pensano che sia un essere spaventevole, lo definiscono così, salva una bambina da uno stagno, dei cavalli dove stava affogando, la salva, e sono anche lì pochissime righe, tutto poche righe, perché sono 30 pagine in tutto, in queste righe. E io una notte ho avuto un sobbalzo e ho detto, vorrei raccontare lei, inventarla insieme a Conrad, cioè è la mia interpretazione, perché penso che non esiste un atto umano più grande come salvarti la vita, e lì non c'è straniero che tenga, non c'è immigrato che tenga, siamo esseri umani quando si sta per morire, e allora se vedi uno che sta per morire, cosa fai? Lo salvi se puoi, se ce la fai, cerchi di salvarlo, e lui lo fa. E in quel caso secondo me l'aveva salvata non solo da un annegamento, ma anche da una possibile gratitudine nella quale lei poteva cadere. E quindi diciamo che la protagonista, la storia viene raccontata da questa bambina ormai donna, che racconta questo piccolo fatto. E mi piaceva farlo prendendo a prestito la letteratura, la grande parola. È per questo che è difficile, perché abbiamo cercato per quanto possibile di mantenerlo un linguaggio e frammentato, perché è molto frammentato il linguaggio dell'epoca. Da lì a poco ci sarebbe stato poi tutto l'inizio del Novecento, dove la scrittura è una scrittura che comincia a frammentare il pensiero, no? Non c'è più la logicità dei romanzoni ottocenteschi, ma proprio... E anche il testo abbiamo cercato di dargli questa natura, si passa un po' in avanti e un po' indietro prima di arrivare a una semplicità che è poi quello che racconta lei, insomma. È una storia piccola, mi sembrava importante in questo momento. Io con l'immigrazione lavoro da tanti anni, quindi... Purtroppo
però questa storia qui io non so quanto la realtà, la storia reale di Conrad non ha un lieto fine, diciamo. non ha un lieto fine. Quindi, per questo diciamo, io l'ho fatto. Sì, cioè, lasciamolo alla sorpresa, allora. Però diciamo la storia come quella di oggi spesso non riesce a vedere. No, tanti parlano anche nei testi, insomma, viene descritta come una storia d'amore. Io non credo neanche che sia una storia d'amore, credo che sia una storia di due persone perse che si incontrano. L'amore è un'altra cosa, l'amore non uccide, l'amore altre cose. In questo testo invece l'amore è complicato, all'inizio però sembra che ci sia, lei ci crede, anche lui ci crede, e poi diventa un po' di forma, dice, no, però, come dice mia figliola, quella spoiler, dire il finale vuol dire spoiler, si sciupa tutto, la sorpresa ci vuole, la sorpresa ci vuole. Ora fa così, si è capito come va, ma insomma, comunque lo spoilerò. Senti, siccome una delle musiche le ha fatte, ne parlavamo prima fuori da questo incontro, le ha fatte il grande musicista che Cocco Cantini, che tipo di musiche ha creato, ha accompagnato questa? Guarda, io lavoro con lui, è un grande musicista. Sì, lui è un grande musicista, uno dei migliori, sì, giudicato fra i migliori a livello proprio internazionale. Lavoro con lui da tanti anni. Sono ormai quasi 11 anni che lavoriamo stabilmente insieme. Lui mi ha cambiato proprio la vita, proprio musicale, nel senso che a un certo punto ho detto la musica, no? Mentre prima c'è sottofondi, mi ricordo la prima volta, il primo spettacolo, disse potresti fare un sottofondo, mi disse ascolta bella, io il sottofondo non lo può nessuno. Io gli dissi non volevo dire questo, volevo potresti elargirmi una musica soave sulla quale io posso dire delle parole, perché Cocco è così, insomma, no? E nel senso lo diceva, io se vuoi interpreto la storia insieme a te, se no che ha un senso, no? Perché gli attori sono gemelli, siamo di una vanità insopportabile, e io non tanto, però in generale diciamo che c'è questo. E Stefano è stato fuori, questo lavoro in particolare è stato fatto così, noi abbiamo scritto il testo e io sono andata a casa sua in due pomeriggi, io leggevo e lui suonava, proprio così. E le musiche arrivavano, poi le ha risistemate, le riadattate, poi gli ho chiesto in un piccolo pezzo di mettere una voce di una, si chiama Valentina Toni, è una cantante di Follonica strepitosa, sembra Amy Winehouse, è una voce bellissima. E allora volevo solo un pezzetto che mettesse un piccolo, quindi quello è stato fatto dopo. Però le musiche sono proprio all'impronta, e anche la tempesta, quindi come lui suona il mare, e poi lui è un uomo di mare, di Follonica, c'ha la barca, sta sempre nell'acqua, e quindi l'ha risuonato con il pianoforte. Lui in realtà è un sassofonista, però qui ha suonato molto il piano. E mi ricordo che una volta a Roma ho fatto lo spettacolo, è venuto un regista e mi ha detto ma sarebbe stato bello se ci mettevi le onde, tipo proprio il mare. Io dissi ma c'era il mare, era suonato con il pianoforte, se glielo dico ai Cocco muori. Se mi dico guarda con le onde, ma ammazza, descrittivo a palla. E quindi per cui è stato così il lavoro, proprio di grande ascolto. Anche a gennaio io debutto con lo spettacolo nuovo, un monologo, un po' più brillante, non solo. E ci sarà sempre lui in scena, insomma lavoriamo da tanto tempo insieme. Quindi hai, diciamo, quindi stasera te sarai un personaggio completamente diverso da quello che pensiamo noi. Cioè lo interpreterai molto in maniera grave o cerchi di dargli un ritmo? Io gli attori gravi mi fanno sempre paura, cioè nel senso che una roba non mi riesce, non ti riesce, fa l'attrice grave, no? Quindi come sei riuscita a dare? Non te lo so dire, neanche se ci sono riuscita. Cioè, nel senso che non lo so, no, nel senso spero di raccontare una storia in parte molto narrata, cioè solo una piccola parte dove ma mi piace la leggerezza negli attori, nel modo di raccontare. Buonasera.
40 anni. Non lo potevo non notare una foto. E dopo le rubo. E dopo le rubo. Mi è arrivata una cosa veramente meravigliosa, bellissima. Questo grigiore arriva lei così. Ci porta un po' di luce. Ci porta la luce. Però è bello anche quello che dice, perché in realtà proprio la stagione si chiama Ti racconto la storia, quindi il modo che avete anche visto l'altra volta con Paolo Triestino è il modo naturale di raccontare, no? Uno racconta una storia e l'altro l'ascolta e ci entra dentro, nel senso non c'è bisogno di... Sì, un racconto, mi sembra, quando ci riesco, non sempre ci riesco, quando ci riesco mi piace volare sulle parole, che le parole non diventino quei massi, anche perché è scritto, è già un masso, se io lo faccio, è già peso, ha capito? Se io lo fa ancora più peso e se va a letto ci si sbaglia. Sì, però un sonnellino, guarda, ti apro, non si senta mai in colpa di fare il sonnellino, meglio a teatro dormire di sempre sta a casa. Comunque sei uscito, hai deciso, hai contribuito alla cultura, hai pagato un biglietto, per cui sì, ora non la prendo. Sì, non la prendo. Guarda Franchina, te sei prima. Sì, ci sono quelli che a volte russano, una volta uno gli dice perlomeno si sparpagli, no, ma almeno si sparpagli nella sala, ecco, proprio in prima fila, se lei sa che è russa, eviti, perché lì diventa un po' imbarazzante. Però può succedere. Poi gli italiani sono indisciplinatissimi, all'estero non succede mai, lo vedo tantissimo in Germania. E un dopo non è. Hanno più resistenza, ma guardi, non glielo dico per... Ho lavorato tanto in Germania, Lussemburgo, tanto in Germania, ma è proprio un altro tipo di... che lingua si parla? Mezzo tedesco, mezzo italiano. Alle 7:30 lo fa, alle 7:30, alle 9 siamo al carro, manca Milano, abbiamo fatto un lavoro in Germania con un'attrice tedesca bravissima, si chiama Adriana Altaras, è conosciuta là, su, insieme a Marsen e al Teatro San Paolo di Amburgo, che si chiama Mare Terra Mia, è la storia di due migranti, di un migrante, che sapete che negli anni 50 c'erano tantissimi migranti che andavano in Germania per lavorare alla Volkswagen, l'abbiamo fatto dentro la Volkswagen, perché, ed era bella la storia, perché a Wolfsburg, sì, ci sei stata? Ho lavorato solo 38 anni, per la Volkswagen. A Fosbrook abbiamo lavorato. E sono stato a Fosbrook, sì. Hai visto quando c'è quella ciminiera? Sì. Si vede da lontano. Si vede proprio la ciminiera di Fosbrook. Un film. Da lontano. Sì. Siamo stati a Fosbrook, abbiamo fatto lo spettacolo lì, abbiamo debuttato a Regging House, in un festival molto bello. Poi siamo stati a San Paolo, a Amburgo, e poi a Fosbrook, e lì è stata una serata incredibile perché c'erano tanti operai italiani, sono presenti, hanno piangevano le viti tagliate, è stata una serata notevole, proprio di quelli così, perché sembrava di raccontare la loro storia, no, raccontavamo la loro storia, in realtà lì era buffo. Un po' di paese intorno alla fabbrica. C'è un po' di... E cosa fai te, scusami? Io sono pensionato. Ma cosa facevi? Io lavoravo nel servizio assistenza di Volkswagen. Qui? Hai visto? Quindi parli tedesco un po'? No, neanche. Vabbè, ma lì parlano tutti... Ma lo sai, io lì sono famosa, sembro una diva. No, sì. Te non hai idea. Vedono tutti il distretto di polizia. Sì, che io camminavo per Fosbrook. Hai presente un paese, pronto c'è quattro case e tutti andrai a Volkswagen, va bene? Ma te... Andavo nei ristoranti, c'era questa vecchia famosa in Germania, questa attrice lavorava, non amava nessuno. E poi arrivavo io, no, Ford, una cosa, ho detto, ma io vado a vivere a Ford, ma che ci faccio? No, un po' triste, però insomma, nell'insieme, lì ero una regina. Infatti c'è questo sistema, ma che, ma cazzo?
fatto, distretto di polizia, in streaming, gli italiani hanno bisogno, come dicono nel testo, di aggrapparsi ai orbi della propria terra. E quindi è grave se non l'ha mai visto. Ma no, perché è grave? È durato solo 10 anni, grazie. No, perché se vanno al teatro no, più che altro sai perché? Perché c'è le regole. Io cerco di uccidere questa donna anche stasera, io la uccido lei, ma lei rinasce, capito? Rivive. E te sei l'unico che non l'ha vista, grazie. Te la faccio vedere io, se tanto da fare, lasciate tutta la serie. Non so di polizia, io veramente l'ho conosciuta con l'ispettore Manara. Sì. Però era dopo Manara. Vabbè, sì, sì, però io ho conosciuto, dopo ho visto anche Ristretto, però io conosco come bella bella in testa, anni adulti, poliziotta. Facevo parte dei centri sociali da giovane. Una volta per la strada mi ferma uno e mi fa: oh, ma che fine ha fatto? E io mi stai uomo d'arresto. Siccome ero quella macchia delle manifestazioni per la pantera, mi fa: ma che fine hai fatto? Facevo per pulizia dei morati, alla mia mano roba e via. Si fa questa cosa che in medicina un attore nel personaggio è veramente una cosa impressionante. Aneddoti inenarrabili, con quella collezione. Come ti chiami del distretto? Vittoria Guerra, pensate. Vittoria Guerra. Sì, ora ho smesso, ma prima non rispondevi. Se chiami qualcuno Vittoria, io sì. Siccome 10 anni sono lunghi. 10 anni, 9 ore al giorno, tutti i giorni, un lavoro qua. È stata un'esperienza. Forse riprende? No. Ormai sono anni. Ormai sono 8 anni. Ma eri una poliziotta? Era un vice sovrintendente. Facevo gli identikit. Dico, siamo era simpatica, però facevamo parte del trio simpatico. Ma che ci siamo presi? Era diverso perché all'epoca la televisione, le fiction erano. Sì, è un'altra cosa. Sì. Fai conto che noi alla quarta serie facevamo 13 milioni d'ascolto, presente a Tisoni e Sanremo. E quindi, a parte noi in generale, abbiamo avuto un grande successo. Però sì, la televisione, questa parte, sì, fra Sky, la TV generalista, ora se fanno 4 milioni va bene. All'epoca noi 4 milioni si chiudeva proprio, cioè si andava tutto a casa. Quindi è stata una serie importante, è stata una serie scritta bene. Sì, era scritta bene. Soprattutto i primi anni era scritta da. I primi anni era. L'editore era Marcello Fois, un grande giallista, un grande scrittore. E quindi, insomma, aveva un suo senso. Poi era anche diversa perché noi dicevamo era la serie con gli attori più brutti della storia, però della televisione italiana. Però, a parte la Ferrari, però. C'era qualche bella. Sì, c'è sempre due belli, ci sono. C'è sempre però diciamo la schiera. La schiera. I schiavi erano. Però loro avevano fatto proprio un fu rivoluzionario perché eravamo veri, venivamo tutti dal teatro, sì, era una compagnia, capito? Era strano, era particolare. È un'esperienza abbastanza unica secondo me. All'epoca, adesso meglio. Io parlo di quasi 20 anni fa. Senti, un altro argomento importante, la Fiorentina. Hanno scritto su Wikipedia, io non so, ma chi lo fa Wikipedia? Non ho ancora la lo fanno le persone. Io bisogna li blocchi perché sì, non è possibile. Non è possibile, vero? Non è possibile. Ah, allora. Cioè, perché ci hanno dato una lettera che ti sono scritto tifosissima. In un periodo a me proprio. Poi ho fatto un figliolo, capito signora? Un figliolo maschio. Io volevo che facesse l'ingegnere, invece mi sta venendo rutto e birra, ha capito? Lui gioca a calcio, un po' lontano dall'ingegnere. E quindi lui e allora ho iniziato a guardare la Fiorentina. Sì. E quest'anno mi sono un po' gasata perché c'è Ribéry. All'inizio. Anche la partita si è fatto male. Ecco. È stato malissimo.
però lui all'inizio aveva un'idea di calcio che mi piaceva, capito? Perché era grande, ormai vecchio, 37 anni, entrava dentro, insomma, io dicevo, guarda Pippo, questo è un esempio da seguire, capito? Perché invece lui e poi sì, no, ce l'ha il senso, però ecco, diciamo che, e ora la Fiorentina la guardo ogni tanto, insomma. Senti, invece di, per quando dicevi la televisione, cosa potrebbe succedere? Stai pensando di entrare, cioè guarda, io ho lasciato la televisione con una grande serenità, non ne potevo più, quindi non ho sofferto per niente, se non economicamente, nel senso che la vita del teatro è molto complicata e siccome c'ha un bambino, anche se la mia vita, insomma, io lavoro bene, però è sempre più difficile, no? Rispetto a un lavoro dove tu pensi a fare l'attrice e basta, anche uno spettacolo come questo devi dannarti e poi ti stressano e a quello non gli piace, a quell'altro non va bene, quello... così e poi non lo vendi e quello non paga, è tutto un affare così dalla mattina a sera. Però io sono felice perché ho fatto tanti anni, tanti, 10 Manara, 12 anni, ero veramente stanca, la chiamo arsura creativa, ero proprio arsa, avevo bisogno di ritrovarmi, ma con amore, nel senso che io ho imparato tantissimo, la televisione, soprattutto le fiction, poi all'epoca era diverso perché adesso chi fa le fiction è figo, ma quando facevamo le fiction noi eravamo quelli della televisione, capito? Quindi la gente trattava così, potevi essere bravi. Ora se ti fai le fiction va bene, insomma, no? Però è proprio un po' così. Però ecco, diciamo che è stato un periodo bellissimo. 12 ore su 7 impari tante cose. Noi stavamo sì. E poi se pensi che un film, fai conto che in 2 mesi un film si gira, in 2 mesi giri un film di un'ora. E noi giravamo quasi 12 minuti al giorno, noi si faceva una media di 36 film in 9 mesi. Cioè sei una macchina di guerra alla fine, con un gruppo di lavoro bellissimo. Non è un caso che la gente li ha amati tanto quei personaggi. Li amati, erano belli, erano scritti bene, noi facevamo tanta attenzione ai testi, perché la televisione ti insegna questo, che quando dici qualcosa in televisione è un po' come libri di testa a scuola, no? Sembra sempre la verità in qualche modo, per cui quando dici qualcosa e cioè, mi ricordo c'era delle volte che incontravi le persone e sapevano le tue battute a memoria, capito? Questo mi metteva un'ansia da responsabilità. No, soprattutto hai visto quando fai la polizia, sono tanti temi, no? Tratti immigrazione, tratti donne, tratti mafia, tratti... Quindi dire una cosa o un'altra non è che è proprio uno scherzo, insomma. Quindi ci stavamo tanto attenti, anche gli autori. Sì, eravamo molto, non potrei dire democratici, ma molto buoni, democratici. Ma tanto buoni no, sai, perché la prima serie c'era lui che Simone faceva un omosessuale. E loro l'hanno tenuto nascosto alla Polizia di Stato per 3 mesi, cioè siamo andati quasi in onda, perché porca miseria, eravamo... La polizia non avrebbe mai accettato. Insomma era dura, 20 anni fa. Adesso ci sono le forze dell'ordine, hanno gruppi, me ne parlava l'altro giorno su una cosa sul genere che abbiamo fatto a Firenze, bellissima, con la CGL c'era una poliziotta che fa parte di un gruppo democratico di donne, e lei ha fatto outing, quindi è omosessuale dichiarata, poliziotta, e c'è un gruppo di polizia proprio che tutela i diritti anche degli omosessuali, delle donne dentro la polizia. Ma all'epoca i poliziotti, secondo te che possono fare? E quindi noi abbiamo parlato di cose dove non se ne parlava, cioè se ne parlava pochissimo, in un modo molto buono, fiction. Però non era una fiction, secondo me, proprio di scrittura ti parlo, di quelle use e getta. Siamo stati 2 mesi infatti, e mezzo a tavolino. Sono che poi vengono replicate con successo e reggono gli altri. Allora, cioè non è che le vedi tutte, le replica non mandano. Ma ancora adesso? Alcune sì, è come Montalbano. Montalbano è un diverso. Per esempio c'è tutta la serie che ho rivisto, quando un buon proiettile, cioè il Maresciallo Rocca, è molto datata.
È da fada. No, anche di scritto in alcune cose, sì. Però regge, ma regge molto meglio. So. Ma c'erano anche degli attori che reggevano. Nel senso, ma c'è che c'è tutte comparse. A parte Lucia, per esempio, Don Matteo regge benissimo. Don Matteo regge. Sai, Don Matteo è più. Finché la parte lui che comincia anche lui. No, no, però comunque c'è questa, diciamo. Diciamo che Don Matteo è più buonista. Noi non abbiamo fatto solo cose buoniste. Eravamo noi la parte del commissariato dietro, molto umani, molto. Infatti il mio personaggio poi figurati. Era un po' la mamma degli italiani, sì. Quando dimagrì, pensa, avevo perso un sacco di chili e mi truccavo me, insomma, ero tutta un po' più fighetta, insomma, tipo lei stessa la scherzi. Ero un po' più fighetta. A un certo punto mi chiamano e mi fanno, ma che ha fatto il produttore? Ma te sei la mamma degli italiani, struccati subito! A ribruttare la mia voce nella serie è un destino. Il mio destino è che faccia sempre l'amica delle donne belle. Loro sono depresse, io invece sono allegra. I copioni quando mi arrivano li conosco già. Faccio, ah, vabbè, con chi sto? A chi sono amica? Così. Gli stereotipi sono dietro l'angolo. O la mamma, insomma, questa roba qui. D'altra parte lo capisco perché il cinema ha anche immagini, anche la TV, quindi. Perché certo, Nikita non lo so. Invece di cosa dovresti fare? Io Nikita. Certo, sparare da tutte le parti. O Sally Spectra, me lo ricordo. Una cattiva. No, Sally Spectra è morta. Una cattiva. Sì, ma una è spara, da noia. No, come si fa? Ma che se mi mettano tizi che. Ce la fai, ce la fai. No, è così. E poi quelle incarichi sono incarichi per eccellenza, anche se sei depresso, vai in analisi, ti muori, però per il mondo no, è un po'. Allora, qualche domanda, dottoressa? Ma ce la farebbe veramente una cosa. Io sono curiosa stasera di va bene molto, perché la parte. È un po' diversa da quella che siamo abituati a vederne in televisione. Dammi del tu. Lavorando in Volkswagen 38 anni non ci sei riuscito. Allora proprio dammi del Traumorozzi. Ho detto, sono curiosa di vederla perché è difficile vedere fare una parte magari più seria, più non seria. Più drammatica forse. Ma questa istanza che dopo devo. No! Però sono abituata a vederla. Sempre un personaggio positivo. Sì. Un personaggio molto positivo, molto allegro, molto espansivo. Quindi. Penso di esserlo, insomma, ci trovo. A non stressare il mondo con i miei problemi. Se ce la faccio. No, infatti la curiosità è proprio quella. Quanta fatica hai fatto? A rendere queste parole un pochino più leggere, ma a trasformare anche te stessa un pochino invece più no, seria. Non ho fatto fatica perché è uno spettacolo che non ha la pretesa di voler far soffrire nessuno, ha la pretesa solo di raccontare. E il racconto penso, cerco di farlo infatti come non io. Dà, non dà spiegazioni o vie di futuro a questo spettacolo, dà riflessione. Sì, diciamo che. Non so che cosa, io non credo che noi che facciamo questo mestiere, che siamo bravi artigiani, perché l'arte, sai, si tocca qualche volta, gli artisti si toccano ogni tanto, diciamo dei buoni mestieranti del teatro, quello penso di esserlo abbastanza. Cerchiamo, non cerco, io non ce l'ho la verità, hai capito? Quindi non ce l'ho mai avuta e allora non la voglio neanche, nel senso che non mi piace stare in cerca. È una carriera anche molto schizofrenica la mia, come dicevi, no? Perché ho fatto improvvisazioni per 20 anni, poi la televisione, poi il cinema, poi il teatro, ma anche commedie brillanti, poi testi più complessi, perché credo che vado un po' dove mi porta il mio pensiero. Questa è una storia che mi corrisponde non tanto nel rapporto fra Emi, che è un rapporto anche un po' distruttivo fra Emi e questo uomo, questo naufrago,
mi corrisponde nell'idea, nell'idea di pensare soprattutto in questo momento. Sai che ho avuto il dubbio che da un anno a questa parte fosse vecchio, perché io per esempio sul finale dico si affonda una nave, no no, ma è una nave di migranti, piange tutta la nazione, no? E questo era 2 anni fa, non lo so se oggi sarebbe così, non è cambiato tante cose. Quindi quello che voglio dirti è che la verità è una verità sempre, per me rimane così, però è una verità che cambia col trasformarsi, e su questi temi la gente non ne può nemmeno più, no? Nel senso che siamo anche stanchi di sentire parlare di migrazione, dice, però tutti i giorni, un mese, cioè ieri, stanotte, sono accaduti fatti terribili, no? Quindi siamo un po' così, è una politica un po' smarrita, lo dico con amore perché io la faccio per quanto posso politica e ho tanto rispetto per chi lo fa, però certo è che è molto difficile, soprattutto per un anno non si parlava d'altro, ora non se ne parla più e a volte ti viene da dire Madonna c'è bisogno di Salvini per parlare di migranti perché non se ne sa più niente, no? Ormai è in terza pagina, quarta pagina. Io penso che gli italiani sono un popolo, cioè noi siamo un popolo fatto per l'accoglienza, cioè siamo migranti noi. Io ho un zio che è stata a Dacao, i miei genitori contadini, cioè non so, vieni da quella terra lì, e quindi non riesco a volte nemmeno a capire, no? Come possa accadere. Che sia così difficile. Ti hai detto che fai un po' politica, c'è un momento, o cioè, secondo te quando è cambiato così? Perché non può essere cambiato con Salvini, no? Io penso che c'è stato un momento, poi faccio per dire, il mondo veramente è cambiato molto dall'11 settembre, abbiamo cambiato la nostra vita, la nostra percezione. Sì, è cambiato tutto, però c'è stato un momento storico per il nostro paese in cui questo cambiamento ha è diventato maggioranza. Ma sai, fino a ora se no si va su tempo. No, vabbè, io credo che fino a che noi non facciamo sull'ideologia di sinistra, che è stata poi tutto il 68 poi una rivisitazione, togliendoci anche da un'idea di un comunismo diffuso che però non ha mai attaccato, e anche di una politica che per un certo periodo ha fatto parte delle persone, no? C'era un terreno fertile dove la gente doveva pensare, poi dalla strategia della tensione in poi, il terrorismo in giù, questa cosa si è persa e è stato difficile, credo che la sinistra faccia fatica a rivisitare chi è, a rinnovarsi, e che sia anche molto ideologica, molto snob, insopportabilmente snob, che pensa sempre di tenere la cultura e poi si dimentica, no, delle persone. Per esempio nel nostro mestiere io adoro il teatro di ricerca perché lì trovi delle cose dove non le trovi da nessuna parte, quindi sempre grande appello al teatro di ricerca, però c'è stato un teatro di ricerca, ragazzi, che ci ha massacrati, ci ha allontanato il pubblico. È così, stiamo registrando, ma lo dico. E quindi credo che restare in mezzo alle persone, questo scollamento enorme che c'è in questo momento, un'incapacità di ascoltare le urgenze, e poi le persone si sentono sole e pigliano le derive. Allora arriva uno che ti fa credere, ti ascolta e te ci credi. Allora, che poi vedi, non è una guerra fra poveri, no? Perché spesso si dice una guerra fra poveri. Sì, è vero, però non è mai una guerra fra poveri, perché i poveri che arrivano qui sono poveri veri. Cioè, lì c'è un e io penso che nel momento in cui per esempio l'Europa ha parlato di diritti umani, li ha scritti, capito, uno dopo l'altro, però poi comincia a dire a te sì, a te no, a te sì, a te no, lì c'è, cioè, quella carta va a farsi infliggere. E allora, come diceva la mia nonna, se c'è un povero sull'uscio ti apri la porta e gli dà un piatto di pasta, poi dopo si sta a vedere, però ecco, secondo me questo sta mancando, no? Hai paura sempre che tutto ti venga tolto, no? Che ti sia, è come un'idea di possesso. La sua generazione era una generazione che aveva senso civico, non ci sa il senso civico, si sta perdendo un po', non ci sanno perché non è vero,
non tutti, cioè della gente fa grandissime cose, questo non è giusto, però un po' sì, in modo diffuso, no? E questo secondo me sarebbe importante recuperarlo. Allora, io direi che ringraziamo. No, è fantastico. Grazie per essere un piccolo aperitivo. Concentrare. Noi. E loro. C'è una linea. Questo, luci e scenografia, senza di lei niente è possibile. Grazie a Beatrice, grazie a Franco Mancini, l'ultima volta ci siamo lasciati era il suo compleanno, gli avevamo fatto tutti gli auguri, non lo è ma gli si fanno lo stesso. Grazie a Marcello Massa e per la tua regia Valerio Nardoni, che ha scritto praticamente quasi tutto il testo. Vorrei ringraziare anche Luca e anche l'incontro di oggi, che è stato bello, è stato emozionante, e vorrei ricordarvi che siamo vicini a Natale e che io appoggio una causa, che è quella di SOS Mediterranee. Trovate tutto sul loro sito, se avete voglia di fare un regalo, beh, loro adesso sono a Marsiglia, stanno per partire su un'altra spedizione in mezzo al mare, se avete voglia potete donargli qualcosa. Vi ringrazio tanto, è stato molto piacevole, era tanto piacevole.